Oggi noi siamo qui davanti alla sede della Regione Lazio, ma contemporaneamente nelle maggiori regioni d'Italia, davanti alle sedi delle prefetture, nelle piazze e davanti alle sedi degli enti regione, si stanno tenendo gli scioperi regionali e i presidi unitari dei lavoratori di tutte le aziende che aderiscono a Federcasa e che applicano questo contratto. Siamo qui dopo un anno di trattative, iniziate già con ritardo perché nel triennio 2019-2021 parte datoriale non voleva rinnovare il contratto. Dopo due mesi di assemblee dei lavoratori, presidi e attività di sensibilizzazione dei cittadini, noi siamo qui. Siamo qui dopo una finta proposta economica per niente lontana da quella che ci ha portato allo stato di agitazione e poi allo sciopero. Siamo qui a chiedere e rivendicare per questi lavoratori un rinnovo contrattuale dignitoso. Siamo qui e non ci facciamo fermare da sindacati non rappresentativi che millantano di firmare da soli un contratto che svilisce il lavoro. Non ci facciamo fermare da una parte datoriale che crea guerre tra i cittadini che vivono nei palazzi residenziali pubblici e i lavoratori che garantiscono ogni giorno a questi cittadini la possibilità di usufruire delle case assegnate. Non ci facciamo fermare da una parte datoriale che ci invita a parlare con la politica e con i governatori delle regioni, quando la sua stessa natura è politica, al punto tale da ricevere finanziamenti pubblici, linee di indirizzo organizzative sull'edilizia residenziale pubblica e anche imposizioni sugli importi dei buoni pasto da erogare a questi lavoratori. Noi, con la politica, come con le parti datoriali pubbliche, sappiamo parlare, sappiamo interloquire, sappiamo confrontarci perché noi rappresentiamo i lavoratori pubblici e i lavoratori che forniscono servizi pubblici. Federcasa invece si sottrae al confronto e gli unici che riesce a rappresentare sono solo gli interessi di bilancio, per cui i lavoratori rappresentano solo una voce di costo. Oggi non è una giornata conclusiva di un percorso, ma oggi rappresenta l'inizio di una fase che noi intendiamo portare avanti fino a quando gli interlocutori politici e quelli che rappresentano le aziende che gestiscono la partita dell'edilizia residenziale pubblica non capiranno che i lavoratori non sono un costo ma sono una risorsa, che abbattendo i costi del personale non potranno più fornire servizi pubblici ai cittadini meno abbienti con ripercussioni gravi sulla sicurezza delle città. Fino a quando i nostri interlocutori non capiranno che il problema della gestione dell'edilizia residenziale pubblica non è soltanto una partita da giocare in poche regioni, ma è un problema che deve interessare i cittadini e la politica nazionale, perché non esistono e non devono esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, cittadini di serie A e cittadini di serie B, che se non forniscono servizi non hanno senso le aziende che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica e che i presidenti e i rispettivi consigli di amministrazione non hanno senso di esistere. Noi non cediamo di fronte ai ricatti, non cediamo di fronte alle provocazioni, non cediamo e non abbassiamo la testa davanti a chi intende svilire il lavoro, le persone, i professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze per i cittadini e per i servizi pubblici, e non cediamo davanti a chi, così facendo, insulta i principi costituzionali su cui questo Paese si fonda. Noi abbiamo il dovere di tutelare questi principi e andiamo avanti. Grazie.